Allora, preconcetti che limitano la nostra possibilità. Abbiamo fatto appunto un esempio di una persona, di tante diverse persone in carne ed ossa. Io ho fatto un po', la provocazione a Valeria relativamente all'aspetto fisico, perché questo è abbastanza forte. Donne che hanno il preconcetto nei confronti di uomini magari, senza capelli o troppo o sovrappeso, Con la uomini che barba. hanno concetti nei confronti di donne, boh, non lo so, troppo magre, troppo grasse, troppo alte. Sono limitazioni, perché poi quando noi leggiamo i profili, adesso inizieremo anche con i profili, ci sono questi benedetti limiti. E voi, e anche Valeria, mi ricordo una volta Bianca, aveva detto: bisogna lavorarci Diciamo di. che secondo me però da un certo punto di vista, allora sì, ovvio, ci sono, sì, però da una parte c'è anche un certo modo, cioè per esempio ci sono Sì, noi non. persone che vengono da me, vengono o da noi comunque insomma, e si presentano eccetera, dopodiché bellissima persona, bellissima descrizione, piena di passioni eccetera, dico hai una foto da lasciarmi, una foto insomma ben riuscita, perché ovviamente insomma deve essere una foto dove ti si veda bene, ben riuscita, dove anche tu ti senti a tuo agio, no? E mi fanno vedere selfie preso da sotto al bagno. No, no, cioè anche quello fa parte Sì, del sì. primo impatto, no? È il biglietto da visita. Se è vero che il biglietto da visita, quantomeno è la foto, e che in questi anni, insomma, in questa società un pochino conta, ecco, mettiamola così, un pochino conta, è anche giusto far sì che la persona in quella foto, in quel biglietto da visita che lascia agli altri, sia, non dico nella miglior forma possibile, ma Ottime. sia Ma questo presentabile, ci sia sta, questo ci piacevole. sta, questo ci sta. È un lavoro anche questo, non pensare. È un lavoro anche, sì, Cioè, questo è vero. perché poi le dobbiamo, se la persona magari non è pratica, non ha pazienza con l'obiettivo, semplicemente magari non è bravo a farsi le foto o non ha amici che gliele fanno fatte bene, allora lì subentriamo noi che gliela facciamo fatta bene, una foto insomma un po' più calibrata, eccetera, oppure li mandiamo dal fotografo. Questo è uno dei primi passi per l'impatto iniziale, E poi diciamo, come presentarsi al primo presentarsi. incontro? Questa è l'altra cosa, Anche secondo lì me. abbiamo tutta una serie di consigli costruttivi proprio sul, ovviamente a chi li chiede, a chi ne ha bisogno, perché sono comunque consigli anche per esempio di Galateo, consigli a volte banali per qualcuno, ma per altri magari possono tornare invece utili, Utili. sia sul Galateo che male non fa, perché in questi anni insomma male non fa, ma anche su dove portare una persona al primo Brava, stavate volevo chiedere appuntamento, proprio come questo. vestirsi o come non vestirsi a un primo appuntamento, cioè per esempio poi da donna a uomo cambia il consiglio, Certo. ne butto uno così a gratis, per esempio andare troppo scollacciata al primo appuntamento dà di te l'idea di essere una persona più facile rispetto a una che va vestita in maniera un po' più classica, Chiaro, ecco. assolutamente sì, Ma che infatti. domanda ci fa? Ma Si si sono sono sposati? sposati a seguito di incontro organizzato da È Kenji. certo che si sono sposati, l'abbiamo detto per un'ora. È un po' distratto sto telespettatore o telespettatrice. Certo che si sono sposati in seguito all'incontro del Club di Più, è certo. Quindi Siamo andati noi al matrimonio come madrine. sono matrimoni che voi vedete come nell'ambito del vostro Ma ce ne sono lavoro. tanti che si sposano, che pochi ci invitano perché poi non vogliono far sapere che erano Beh, iscritti. certo che Ma no, per bisogna. esempio, si è appena iscritta la mamma di una giovane ragazza che ha avuto un figlio Nel nel 2017. 2017 con un iscritto del Club di Più. Un bellissimo figlio, ci ha mandato le foto anche del matrimonio, ma non vuole farle vedere. E la mamma si è iscritta anche lei perché adesso ha detto: vabbè, sono nonna, però sono da sola, voglio anch'io un compagno. Quindi abbiamo tantissime coppie. Ma È bisogna che sempre dire le cose, se non le dici è sembra che non vero, siano sì, capitate. sì, Vediamo sì. l'altro messaggio che non avevo neanche avuto modo di leggere, che è arrivato poc'anzi, stiamo stando alla regia, eccolo qua. Grazie a TV7 che ci porta in casa tre bellissime donne. Siamo Comunque, la cosa Fortunate. di cui abbiamo più bisogno oggi sono le emozioni quelle positive, ed è Sì. per questo che noi ogni giorno parliamo di sentimenti, ed è per questo che noi quando presentiamo una persona all'altra abbiamo in mente anche quello che ci ha emozionato di uno e dell'altro per far nascere un sentimento. Noi come consulenti siamo proprio in grado, siamo state allenate, addestrate da 25 anni di lavoro a riconoscere queste sfumature che sono difficili da vedere a occhio nudo, diciamo, ecco. Certo, questo è molto molto Sì, importante. è molto importante, questo è il grande valore del Club di Più. Mi viene in mente una cosa, perché stavamo parlando
parlando prima di consigli, suggerimenti, eccetera, dovreste stilare un libro, un libricino, un manualetto. Ce l'abbiamo. Regole di galateo, luoghi, consigli. Sì, noi lo diamo per a tutti gli iscritti. Fascicoletto, diciamo. Un fascicoletto, esatto, istruzioni per l'uso. Non è proprio un libro rilegato, come si dice, però insomma è comunque un insieme di consigli. Sì, perché magari ci sono l'uovo di Colombo, però uno magari ci casca io sento che sono cose abbastanza rilevanti. Ma sono cose che non ti servono fino a quando non ti ci trovi davanti. E che dopo dici, quando ce l'hai, dici, ma aspetta che effettivamente mi avevano dato, che non faccio questa piccola gaffa, esatto. Soprattutto se dall'altra parte hai una persona che già ti piace, cioè vi siete sentiti, ti ha già suscitato un bel po' di emozioni, vi dovete incontrare e vuoi far colpo su questa persona perché ti ha già colpito, a te ha già colpito e tu vuoi far colpo, cioè vale la pena insomma metterci un pochino di impegno in più. Io ho visto, banalmente ho visto mio fratello, quando gli piaceva una ragazza è diventato cuoco, faceva le pulizie a casa come se non ci fosse un domani, tutte cose, che è diventato sportivo, leggeva, cioè cose che magari normalmente lui di suo non farebbe, ma che per far colpo su quella persona evidenziava un pochino, ecco. Certo, infatti no, ma questo è giusto e corretto, cioè non mostrarsi troppo come sono allo stato grezzo, che poi magari uno può anche migliorare certi aspetti. E, Valeria, dovevi leggere qualche cosa oppure volevo leggo io prima annuncio? Volevo dire alle persone che ci stanno vedendo in questo momento e a quelli che sono interessati, siccome vista la domanda che ha fatto quel telespettatore o telespettatrice prima chiedendo se era una copia del Club di Più, che su YouTube e anche sul nostro sito trovano proprio il link alle testimonianze e quindi possono vedere quali tipi di copie si sono formate. Ma sono perché sono testimonianze vere? Sì, esatto, possono vedere l'età di queste persone, alcuni descrivono anche la loro storia, quindi possono avere anche un modo per riconoscersi e per capire cos'è il Club di Più e a chi si rivolge al Club di Più, che peraltro si rivolge a tutti dai 25 ai 90 anni, perché abbiamo veramente tutte le persone che sono in questa fascia di età, insomma dalla maggiore età fino ai 91 era il più maturo, ecco. Infatti, quindi no, questo è importante assolutamente. E leggiamo il primo annuncio così andiamo un po' sì, abbiamo anche un annuncio importante dell'influencer da mandare in onda. Federico sì. 40 anni influencer. Abbiamo anche la foto dopo, siamo autorizzati a mandare anche la foto. Perfetto, ho fatto programmi televisivi, organizzato eventi, mi occupo di social media marketing. Model agency. Ho una model agency, vivo in un bel residence con piscina, ho una laurea magistrale in filosofia ed ho una casa editrice. Voglio una relazione seria, cerco una ragazza dai vecchi valori. Allora, può sembrare incredibile, il fatto è che lui è a contatto con tutte ragazze bellissime, super truccate, super proprio come le supercar, e lui invece cerca una ragazza umile. Addirittura mi ha detto, io voglio una ragazza umile, la cerca senza figli, però vuole una ragazza che non sia dentro nell'ambiente che lui... Ma dopo diventa gelosissima perché se lui frequenta tutte queste... Ma lui non è proprio, lui diciamo che vive in questo ambiente perché essendo un influencer, avendo avuto la casa di moda, quindi ha per lavoro, ci lavora, ma non è interessato a avere una relazione, ad avere una relazione in questo ambito. Lui vuole una persona semplice, una persona che peraltro anche se non ha il lavoro, lui ha modo poi di dargli anche il lavoro perché ha questa casa di moda, la casa editrice, ha un'associazione, quindi può fare anche aiutarlo nel lavoro. Ed è un ragazzo simpaticissimo, è un ragazzo semplice, è proprio semplice, è campione di skate. Abbiamo la foto, possiamo anche mandarla. Vediamo se la regia ci mette anche in onda la foto. Se c'è ci ha mandato tante foto anche insieme con Fede, però non possiamo mandare quelle foto insomma con le persone famose perché non ci ha autorizzato la persona famosa, ma quella sua di lui possiamo mandarla. E comunque Federico è un ragazzo celibe, non si è mai sposato, non ha figli, vive in una bella villa con piscina, vive bene. Ma a parte i requisiti di semplicità eccetera, che altri requisiti cerca? Carina, giovane, senza figli. Un'altra cosa particolare, deve essere automunita.
Può essere banale, come no, ma deve essere automunita, perché lui, diciamo, lavorativamente comunque si sposta tramite comunque persone che lo portano di qua e di là, appunto proprio tra la model agency, l'associazione culturale, ha diverse cose, e quindi si sposta tramite questa cosa qui. Quindi mi dice la ragazza deve essere automunita, non per portarmi in giro, ma perché insomma che possa muoversi con facilità, raggiungermi eccetera, in maniera insomma più tranquilla. Ci farete sapere che come va a finire questa cosa qua. Comunque eventualmente ci fossero persone che ci seguono, che sanno che hanno, c'è qualcuna che può essere interessata a questo tipo di profilo molto particolare, effettivamente, che è una professione che all'inizio può destare così qualche... Proprio mentre venivamo in diretta avevo il telefono dell'ufficio e mi ha chiamato una ragazza per lui. Ciao okay. Federico, fammi sapere, ti chiamerà. Ha telefonato Anastasia. Una ragazza per lui, una ragazza per lui. Bene, sì. Bene, quindi accelerate le tempistiche. Passiamo adesso invece a un profilo di una donna, Nadia, 43 anni, ho un carattere amabile, sono gentile. Ce n'è un'altra, va benissimo, va benissimo. Era Paolo, Come? Era Paolo, non andava bene. Va bene, partiamo anche con un maschio, dopo torniamo a Nadia. Paolo, 44 anni, eccolo qua, impiegato, carismatico e di buona compagnia, dinamico, sveglio, mi esprimo con proprietà di linguaggio, mi piace sveglio, so essere razionale nei momenti che lo richiedono, mi piace stare in mezzo alla natura, camminare in montagna, viaggiare, stare con gli amici, cerco una persona limpida e di sane intenzioni con la quale fare progetti. Sane intenzioni, cioè ci sono delle affermazioni. Sì. Vedi, leggere tra le righe, non è solo il testo. Infatti voi avete fatto anche il sunto, però nel sunto ci sono state sottolineate alcune cose. Chi me ne parla di voi due? Allora, Paolo è un imprenditore, un impiegato, perdonami, sono andata un attimo. Caratterialmente è una persona pacata, è una persona sveglio, appunto, come c'era scritto nel non quel pacato, insomma, mojo, anzi, sì. Però comunque pacato, uno di quelli che non si apre subito, che tende insomma anche non a essere troppo espansivo quando esce con gli amici, insomma, è uno di quelli che quello misterioso un pochino lì che lo vedi. È una bella caratteristica, se non fosse che non favorisce proprio, diciamo, l'interagire con gli altri. Quindi lui dice molto spesso: io purtroppo mi ritrovo con tutti i miei amici che hanno i loro impegni, la loro famiglia, i figli, insomma le loro cose, e a me questa parte caratteriale, che può anche piacere a qualcuno di adatto a me, però non mi favorisce insomma conoscerle così a pelle, proprio fuori quando esco. Inoltre un'altra cosa che sottolineava lui era che nel mondo di internet si tende a trovare molta 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 superficialità, cioè si trovano persone dall'altra parte che hanno un livello di impegno veramente basso, cioè che magari sono lì proprio solo per vedere cosa succede, proprio solo per vedere se, ma forse, gente che risponde, gente che non risponde, insomma tutte cose un pochino così frivole. Chiaro. Ed era stanco delle cose frivole, infatti è una delle cose che ha sottolineato meglio, e c'è scritto anche nel profilo sulla parte dei sani principi, cioè una persona comunque di valore, una persona che abbia un'etica propria, personale, non una persona superficiale, attaccata solo al denaro o all'apparenza, ecco. Chiaro, e quindi lui cerca una persona così, dice: non è facile, sono d'accordo con lui, ma però, ci siamo noi. Esatto, infatti. Andiamo subito in pubblicità, così dopo vediamo rapidamente gli altri profili e ne vediamo anche di alcune donne, signore o giovani o ragazze, tra poco.